a tutti, nel tutorial di oggi vi mostrerò come realizzare questo portachiavi in feltro. Il progetto, ci tengo a dirlo, non è mio, ma è della bravissima Roberta. Qui sotto nell'info box vi metto il link del suo blog. Mi raccomando, andatelo a visitare perché è davvero bravissima, fa delle cose spettacolari. Anzi, la ringrazio per avermi dato l'autorizzazione di poter girare questo tutorial. Ovviamente quello che ha fatto lei è un pochino diverso perché vabbè, io avevo la fustella di questo tipo di tag e lei invece ne ha usata un'altra. Basta poco materiale, veramente ne serve pochissimo. Lo trovo carino anche perché l'ho pensato come pensierini per le mie colleghe e amiche per Natale. Infatti, visto che ci stiamo avvicinando a Natale, ho detto magari girando questo tutorial può essere uno spunto, un'idea. Per le persone che mi seguono, per fare anche loro appunto questi pensierini. Poi con magari una bella scatola un pochino decorata, fate comunque la vostra figura con un pensiero utile alla fine. Allora, vi lascio al tutorial, mi raccomando, per qualsiasi cosa non esitate a contattarmi e niente, alla prossima, ciao!